Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, come state? Questo sarà un nuovo video di cultura giapponese e vorrei parlare di un argomento un po' spinoso che è com'è essere un half, ovvero avere il sangue misto giapponese e straniero in Giappone. Per parlare di questo argomento ho deciso di prendere in analisi l'esperienza di Eflin, che è una donna giapponese e metà tedesca che ha scritto molti libri su questo argomento. Uno di questi titoli era Non dare per scontato che tutti gli stranieri siano belli. È un titolo che magari potrebbe sembrare quasi comico per voi, ma in realtà è un libro molto serio che analizza questa questione davvero nel profondo, parlando della questione del bullismo e anche dell'identità, un qualcosa per cui le persone half lottano perché non riescono a definirsi. Non so se avete presente il film Balto. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. E è un po' quello che succede a molte persone half che vivono in Giappone, perché non si sanno identificare molto spesso come giapponesi e nemmeno come stranieri. Tra l'altro dovete sapere che comunque il Giappone è anche una di quelle nazioni che non consente di avere la doppia nazionalità. Quindi, se ci sono dei ragazzi half, devono scegliere al loro 18° compleanno se vorranno avere un passaporto giapponese o un passaporto straniero. In molte interviste, comunque, che è stato chiesto ai giapponesi che cosa pensassero delle persone half, la maggior parte dei giapponesi rispondono sempre che non vedono nessuna differenza con un giapponese puro sangue. Non so perché, ma tutta questa questione mi fa pensare a Harry Potter, ai babbani e Hermione Granger. Sarà che sono appena tornato da Londra e sono fresco fresco dalla maledizione dell'erede, però ragazzi, boh. Comunque Sandra dice che molti giapponesi rispondono così, ma lei come half dice che non è sempre quello che succede. E ci sono varie differenze anche a seconda della tipologia di half. Per esempio, se sei un half con l'aspetto caucasico, la gente non si aspetta che quella persona abbia un nome e cognome completamente giapponese. E infatti la reazione dell'interlocutore, virgolette, puro sangue, potrebbe essere un "E? Ma non è un secondo nome straniero?" E sebbene questa domanda non sia esattamente magari una forma di discriminazione, fa comunque sentire in qualche modo la persona half fuori luogo, almeno questo è quello che sostiene Sandra. E devo dire che questa questione capita molto spesso anche in televisione. Vedrete spesso, se accendete la televisione in Giappone, magari dei presentatori o degli attori o soprattutto anche molte modelle che magari sono half, quindi metà giapponese e una parte straniera. E molto spesso queste persone hanno magari il nome e cognome completamente giapponese. Tuttavia, queste per lavorare in TV viene spesso chiesto di darsi un nome da straniera, perché altrimenti creerebbe confusione. E anche se non è propriamente una forma di razzismo, c'è da dire che per molti di loro non è una cosa piacevole. Questo diciamo che è un problema comunque che tocca solamente gli stranieri che sono, diciamo, con l'aspetto da straniero, perché se voi siete dei half, magari cino-giapponese, con la faccia e i lineamenti completamente asiatici, probabilmente questo problema non si pone e non ci si aspetta che il loro nome rispecchi il nome da straniero. Vi faccio un esempio: Kiko Mizuhara ha l'aspetto di una giapponese, pur essendo metà coreana e metà americana, quindi lei è completamente straniera, diciamo, di sangue. Tuttavia, dal momento che ha il viso asiatico, può avere nome e cognome giapponese e non crea nessun problema nei telespettatori, diciamo. So che questa questione sembrerà assolutamente assurda, però è proprio quello che succede in Giappone. Sandra è andata a intervistare moltissimi half per scrivere i suoi libri e ha detto che molti di questi ragazzi half hanno subito bullismo a scuola. E qui non sto parlando delle scuole, diciamo, internazionali, ma delle scuole pubbliche giapponesi dove la percentuale di studenti stranieri o di studenti appunto half è veramente limitata. E questa è una questione che emerge soprattutto durante la giornata dei genitori. Infatti c'è una giornata in cui i genitori possono partecipare alle lezioni, magari della scuola elementare e anche dell'asilo. E durante questo evento è normale che se ci sono soltanto due, magari genitori stranieri o comunque pochi bambini half, quindi che hanno un genitore straniero, i genitori stranieri molto probabilmente spiccheranno. E sapete come sono i bambini, magari se non hanno mai visto una persona di colore o una donna con i capelli biondi, magari
si farà notare di più e magari gli altri bambini diranno: certo che tua mamma è davvero appariscente, oppure certo che tuo papà è davvero strano. E tra l'altro c'è anche una notizia, vabbè, questa è un po' estrema, però nel 2010 c'è stato questa ragazzina Gumma, che lei era metà filippina e metà giapponese, e durante l'open day sua mamma si è presentata a scuola come tutti gli altri genitori, e diciamo che questa bambina è stata, virgolette, scoperta che aveva un genitore straniero. E alcuni degli altri bambini devono aver detto che sua mamma sembra un gorilla, al punto da portare questa povera bambina anche a suicidarsi. Ragazzi, questa ovviamente è una situazione veramente estrema e che non capita spesso, assolutamente grave. Comunque spero di avervi fatto capire com'è la situazione durante la giornata dello sport e di questo Open Day. Perché appunto queste giornate sono dei giorni in cui magari il bullismo può iniziare, perché comunque i bambini vedranno i genitori del ragazzino o ragazzina half e lo potranno mettere a confronto con gli altri. In Giappone esistono veramente moltissime celebrità half come Becky, Rola, Akemi Darenogare, Torindoru, eccetera eccetera. E tutte queste ragazze, che sono tutte delle modelle, queste che vi ho descritto, vabbè, diciamo che Becky è adesso diventata un pochino più presentatrice, fa un po' più di altre cose. Comunque ci sono veramente tantissime modelle half, e queste half sono adorate da molte giapponesi e anche giapponesi, perché vedono nell'essere straniera magari un privilegio, un qualcosa che loro non hanno. Tuttavia Sandra dice che il fatto che ci siano così tante modelle half crea, diciamo, delle aspettative quando tu dici che sei una ragazza half. E quindi questo accade nel Geinokai, ovvero nel mondo dell'intrattenimento, ma non è esattamente la stessa cosa nella vita vera. Perché se gli standard di bellezza sono questi per i half, la gente normale potrà giudicarti in modo molto più crudele, se non sei magari bella come queste ragazze. Infatti, appunto, proprio il suo libro che vi avevo detto all'inizio è non dare per scontato che sono bella soltanto perché sono half. Lei racconta in questo libro anche un episodio che le è successo durante un... avete presente quegli eventi un po' speed date? Lei era stata annunciata come una half e quindi tutti i giapponesi arrapati erano lì: oh mio Dio, che bello, arriverà una half, sarà bellissima, bellissima. E lei, oddio, non mi sembra che sia una brutta donna magari questa Sandra, tuttavia magari è diverso dall'immagine appunto che i giapponesi hanno delle half. E quindi quando lei si è presentata, diciamo che poteva respirare la delusione quando hanno iniziato a farle delle domande del tipo: ma sei sicura di essere half? Lo sei davvero? Non sei completamente tedesca? E questo le ha fatto capire come quel giapponese o quei giapponesi che le hanno fatto quella domanda si aspettavano di trovarsi davanti una half bellissima, e quindi quando lei si è presentata si è resa conto di non essere agli standard di bellezza che questo uomo aveva nella sua testa. Perché ovviamente se hai un genitore caucasico e un genitore giapponese, ovviamente il nascituro sarà bello bellissimo. O così molti credono. Pure a me, ragazzi, ci sono state delle ragazze che mi hanno detto: oh mamma mia, se avessi un figlio con te diventerebbe bellissimo. E tu sei lì: ma chi se ne importa, basta che sia in salute e che stia bene. Cioè, poi comunque non mi sembra, ma vi assicuro che anche magari gente che ho frequentato magari per due sere se ne è uscita con queste frasi che tu dici: ma che stai dicendo? Ovviamente non tutti i giapponesi sono così, e ovviamente queste esperienze che vi ho raccontato non riguardano tutti i giapponesi half che vivono in Giappone. Tuttavia c'è da dire che in molti casi l'essere half in Giappone può essere un pochino più complesso che essere completamente giapponese. Speriamo davvero che questa situazione cambi, perché il Giappone secondo me deve davvero abituarsi a ciò che è diverso, e speriamo davvero che l'affluenza di stranieri e la globalizzazione cambi questo modo di pensare di alcuni giapponesi. Perché siamo davvero tutti uguali su questo pianeta e dobbiamo andare oltre l'aspetto fisico prima di giudicare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi che cosa ne pensate voi degli half. Ditemi se magari conoscete qualche ragazzo half qui in Italia, magari che è metà italiano e magari c'ha i genitori, l'altro genitore magari di un altro paese. Ditemi com'è la situazione, perché io vi ho raccontato com'è in Giappone, però voglio sentire anche la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, e noi ci vediamo come sempre tutti i martedì all'1:45 e tutti i venerdì all'1:45. Vi aspetto. Un abbraccione da Seba e alla prossima. Ciao!
E ragazzi, vi ricordo che sull'altro video in inglese a breve uscirà un video in cui chiederò anche ad Akaso com'è essere half, che lui comunque ha degli amici che sono appunto metà giapponesi e metà stranieri, che così ci dirà anche la sua opinione. Quindi se volete vedervi anche quel video ve lo lascio qui, andatevelo a vedere, mi raccomando. Iscrivetevi anche a questo canale di me e Akaso. Potrete apprendere di più sulla cultura giapponese anche prendendo in esame il punto di vista di un giapponese puro sangue, tra l'altro. Bene, quindi iscrivetevi, cosa state aspettando?